Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 659esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, noi per non saper né leggere né scrivere facciamo... Sì, qua vedete un ferma che è passato. Allora, DL... Ah ok, noi possiamo guidare, sì. Vedete un Goto Leida perché ho tolto quella mod... Dov'è la pausa? Qui. Non c'è la webcam perché è scuro. Ho tolto quella mod là... Dato come vedete abbiamo 600 carichi da fare, non ci stanno neanche tutti nel gameplay. Ho tolto quella mod là per il... Diciamo di cosa che facciamo prima, mi sa. Quella mod là che vi dicevo che avevo quei rimorchi là un po' strani e mi ha resettato ovviamente. Quindi bello che con Tedit non perdi niente. Cioè, basta, mi è bastato riteletrasportarmi dove volevo. Ma diciamo rimorchio è rimasto carico, tutto quanto. E ho cambiato rimorchio, ragazzi, ho messo quello con le ruote basse, ma ho fatto un casinino. E dato che l'avevo già ricaricato, non ho voluto riscaricarlo, cioè scaricarlo e ricaricarlo praticamente. Praticamente ci ho buttato su, siamo 330 quintali comunque. Abbiamo da fare tipo 8 scarichi, una cosa assurda. Tutti a Barcellona, 7 scarichi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sì, sono un po' in ordine sparso, spero che siano messi bene. Comunque poi lo vedremo. Li leggeremo di là man mano. E praticamente, ragazzi, ho buttato sul rimorchio, ho agganciato il rimorchio da 4 metri e mezzo. Quindi è molto più alto del camion, lo potete vedere. Quindi, amen, pazienza, non è un grande... trauma. Forse in Spagna siamo anche come limite 4 metri e mezzo, vanno bene. Non ne sono molto sicuro, ma forse potrebbe anche essere. E niente, ci lo terremo così adesso. Tanto, come vi ho detto, volevo cambiarlo, quindi questo lo sganceremo. Che se lo venderò a quel punto, perché tanto di uno alto 4 metri e mezzo non me ne faccio. Prevalentemente nulla, perché o lo attacco dietro un altro o mi faccio un camion con lo spoiler alzato, così è brutto da vedere. Comunque stavo un attimino girando, ho trovato un city trailer buono, costava poco, sempre in modo a pagamento, per fare quella cosa lì bellina che vi volevo far vedere, da girare un po' dentro Barcellona. Gli scrivo, sono interessato, sei disponibile? Sì, sì, disponibile, cioè nel senso, gli ho scritto tipo, gli ho mandato la foto, ciao, sono interessato, cioè vai, ciao, in inglese, sono interessato a questo rimorchio, mi sai dare più informazioni e se disponibile per l'acquisto quanto costa? Mi scrive 10 euro, allora io ci scrivo, va bene, sempre in inglese, se aveva gli assi sterzanti, se aveva l'asse sollevabile. Scrive sì assi. Sì assi. Yes axles. Bene, io quindi ho scritto. Quindi uno sollevabile e l'altro sterzante. E l'ultima cosa è stand alone. Niente. Dopo due giorni gli mando un punto interrogativo. L'avviso non risponde. Cioè, vabbè. Pazienza. È lui che non ci guadagna, Però avevo trovato un bel rimorchio, peccato. Meglio così che magari avere a che fare a gente... non posso passare dentro, no. Gente poco seria come già avevo comprato l'altro Scania. E poi non si sono più fatti sentire. Meglio... Cioè, mi ha fregato una volta, adesso non mi fregano più. Non gli stessi, È tipo PDT. Tipo una sigla così. PTD. Cioè non è che non ho preso. Magari se gli scrivo ok lo compro, mi dicono anche dove devo dare i soldi. Però magari poi mi arriva un rimorchio che non ha neanche l'advanced coupling, delle cose del genere. Preferisco un pochino stare nella larga. Non c'è neanche un video che fa un po' vedere come lavora. Allora, il primo scarico lo dobbiamo fare al Lidl. Ma non abbiamo Lidl. Ma quando ci pare non abbiamo una data di consegna precisa. Ci sono i 90, quindi arriviamo fino ai 100 per prendere la salita un pochino più sprintosamente, perché 330 quintali si fanno sentire. Ecco
quanto. Ho fatto 6 da 30, da 500, da 50 quintali e una da 30. Quindi facciamo, ho fatto 6 prese, 7 prese, facciamo 6 scarichi, 7 scarichi. 7 punti diversi. E nada. Vediamo un pochino se hanno ottimizzato un pochino la capitale. No, con questo sto dicendo, la capitale non è Barcellona, è Madrid. Ma hanno ottimizzato un pochino Barcellona. Comunque ho notato, mi aveva riportato su Honisbug. Ho aperto la mappa, l'AM non me ne dava problemi di... come si chiama? Di mappa che ci mette tanto ad aprirsi. Non mi ha dato nessun tipo di problema, quindi suppongo che sia questa zona qui. Guarda un pochino la mappa, perché lui mi fa andare giù, poi mi fa tornare su, ma non capisco mica sta cosa. Cioè mi fa andare qui, poi mi fa per andare su de... ma scusa. No beh, qui ora poi ce la vediamo noi la strada una volta che siamo lì, perché non è possibile che dobbiamo fare una affare del genere. Vorrei come entrare a Barcellona. Direi che l'ora è rallentata un pochino. Come vedete 330 quintali spigono e non c'è non c'è verso di rallentare. Retarder è una posizione più energica, ma non faceva niente. Ah, ecco, vedete? Sì, ma questo qua non capisco. Vedete, è quello che ha tutte le frecce anche. Tutte le frecce lunghe. Devo cambiarci mezza, ho schiacciato, ma non ho schiacciato completamente la frizione, quindi forse non me l'ha presa. Vedete, 1, 3, le ho nominate, ce ne due che si chiamano 3. Poi guardo da Tedit di vedere quale dei due che ho nominato 3 per sbaglio, che doveva essere 4. Però ho fatto tipo 1, 3, 3, 5. Almeno ho recuperato subito. E perché è impossibile che lui mi metti in ordine il primo al Lille, che è giusto. Il secondo me lo mette come terzo, già è sbagliato, perché mi sembra che il 2 l'ho messo come numero. Se ho dato il 4, non è che non ho messo il 2, ho fatto 1, 3, 3. Aver fatto 1, 2, 3, 3, 5. Allora qui poi andiamo, che queste curvettine non mi piacciono più niente. Tornare per ultimo, per chi conosce la storia, penso che non conoscerà ancora più nessuno di voi. Quasi nessuno, magari qualcuno sì. Ma qui è salita, non mi sto neanche accorgendo su una marcia lunga. Poi mi segna 1-3-3, vedete 1-3-3. Credo che sia prima container port di Kimi. Poi 7-6 è un po' sbagliato. Quale devo stare io? E boh, a destra. Sembrerebbe che io devo stare a destra, sembrerebbe. Forse ho sbagliato strada. No, ma sono abbastanza sicuro, però lì vado a fare. Sì, è giusto, è giusto. Sì, però veramente. Barcellona segnata da una parte, Barcellona porto, Barcellona aeroporto dall'altra. Se non mi dicono. Queste marce oggi. Mi danno le indicazioni precise il navigatore, non ci posso mica fare niente. Perché io li guardo i cartelli, ma se c'è scritto Barcellona dappertutto non è che posso inventarmelo io. Ecco qua di nuovo. Barcellona dovrebbe essere dritta. Facciamo un po'. Qua. No, aspetta, di qua. Di qua, di qua, di qua. Io devo uscire qua. Ragazzi,
dai, che adesso c'è un'altra uscita. Ma vedo la linea continua. Credo di dover stare a destra. Sì, che sennò vado a passare sotto l'elevato. E beh, potrebbe anche essere a quel punto che allora dobbiamo uscire e rientrare, perché se è tutto sopraelevato così la vedo dura che riusciamo a fare un'inversione. Cioè, io pensavo di poter tornare indietro di qua, ma non si può. Ora, neanche quello che sto per fare io forse si potrebbe fare. Perché mi sono... Se avessete dei geni... Cioè, quello lì è un genio. Questo pure è un genio. Ora, io sono contro... Cioè, sto sbagliando... Ed è... Io sto sbagliando perché mi sono messo di lì per girare di qua, però alla fine andavo dritto. Ma quelli lì sono dei geni che sono stati a sinistra per andare a destra. Io credo sia qui Lidl. Non c'è scritto niente. Sì, qua togli. Miseria, non c'è tutto. Ad allargarmi, perché sennò me lo tiro via in un altro modo. Basta il secondo asse, passa tutto, basta fare così e passa tutto. Oh. Ah, questo non ce l'ha l'assistenza. Che ciofeca di rimorchio che mi sono preso, quanta miseria. Che volevo rimorchio più bello, sono andato a prendere la ciofeca. Ma che se ne frega, io lo lascio qua. Questo tasto non so cosa faccia. Ah, c'è il carrello quando ce l'ho. Niente ragazzi, scarico, ci vediamo tra un attimo. Ok ragazzi, scaricato. Come vedete abbiamo messo un'ora esatta per scaricare. E ho visto che ora, vabbè, il secondo me l'ha segnato, perché ho fatto il 2. Dove me lo segna in questo caso qua? Me lo segna là, scusate un attimo, devo guardare. Allora, il 2, ma quale delle due, Battista? Oh. Questa non è manco segnata di Battisti, come mai? Ah, perché l'ho preso per andare a Battisti prima adesso. Perché io volevo andare qui e poi fare container port. Infatti andremo qui, torneremo indietro e poi andiamo avanti. Quindi ora togliamo un attimino tutti questi GPS che sono ci confondono la vita. Dobbiamo andare là. Ok. E abbiamo fatto un'ora di pausa, quindi si mette un mattino per partire. Vedete che una strada senza passare nella parte sopraelevata c'è alla fine. Io a semaforo con le opere ti faccio finta che sia per terra, ma poi mi infine. Ah, forse c'è un altro semaforo. Qua c'è della roba che prende fuoco. Qua mi ricordo dietro ce l'ho venuto col 114L340 cercando di far funzionare il computer tanto tempo fa, e ora a distanza di boh sarà anche oltre un anno, perché già lì usavo Tenet. L'avevo cominciata che forse usavo subito Tenet, non mi ricordo. E no, Barcellona con... cioè è sempre pesante come città, non c'è niente da fare, lag forse adesso perché la sta caricando, appena poi ci siamo dentro magari non lo so più, però è pesante. Allora, abbiamo scaricato, quindi siamo 380 vitali. Ciao, 280 vitali. St-
stavo dicendo che sì, ero là e non riuscivo a farlo funzionare. Forse non avevo proprio dentro la mod, boh. Guarda che sono molto utili le strisce così. Questo poteva aspettare ancora un po'. C'è verde, io parto di lì. Ma questo era quel semaforo un po' mongolo che l'altra volta c'era rimasto tipo bloccato per tanto. E ho paura. Allora, zona 30 lì. Alla fine devo andare a passare davanti alla container, secondo. Ma non c'è. No, ho aperto la mappa, ora un po' a vedere. Questa zona è ottimizzata male, non c'è niente da fare. No, non potevo. Sì, forse mi conveniva un pochettino, ma neanche più di tanto. Facevo un po' di stradina. Non so quanto mi potesse stare. Mi sarebbe venuto a me. Insomma, quanto ci guadagniamo? Principalmente del genere la gente che mette la freccia a destra. Io non so se la patente è... Ma poi anche il buon senso, cioè la patente, il senso di mettere la freccia lì, per quale motivo? Dai, Eurotrack. Lagga tutto, non ti riesce manco a fermare nel caso ci sia qualcuno. No, ricarica la mappa, vedete? Ci mette tanto perché lì ora scompaiono, ora ricompaiono, state un po' a vedere. Vedete, ora ricompaiono e lagga perché sta ricaricando la mappa. Poi tra un attimo scompaiono e deve ricaricare da zero. Ma penso che ricarichi, non so che cosa, ma qualcosa deve pure ricaricare, perché sarà un problema mio che ho troppe mod, penso. Cioè io l'unica che riesco più a ipotizzare è quella. Formatato il computer mi dà sempre lo stesso problema. O c'ho qualche problema mappe che dà in conflitto con qualcosa. Non ho più pallide. Veramente. Oramai mi sto limitando a cercare di farglielo fare il meno possibile. Questo qui mi è venuto di fianco, si sta facendo tutta la rotonda di fianco, ora io gli taglio la strada. Dove devo andare? Di qua? No, di qua è la strada, perfetto, sì. Saltiamo. Tutto si blocca. Dieci minuti per sbloccarlo, si compaiono tutte le icone. Ma fammi un po' vedere qua. È che si apre la... Cioè, non è giocabile, ora vi faccio vedere. Quanti FPS sto facendo? Sto facendo 11 fps, 12, 1, 23, 1, cioè non... Non è
possibile, ora io l'unico che posso fare questo. Me la fossi presa con calma, lo vedevo che non dovevo uscire lì. O comunque aprivo la mappa, guardavo. Ora come provo questi casini anche. Andiamo, dai. Cioè, fosse un... Che dici, fai ok, fai 20 fps, ma sono stabili. No, qui va 1, si blocca, 20, 1, 20, 1, 20. Forse così va bene, non sono 60 di sicuro, però mi va bene. Per lo meno è giocabile, nell'altro modo ti viene nervoso e basta. Appena gira la visuale, boom. Sembra che devi guardare, che ne so, 3 miliardi di infiniti poligoni. Ragazzi, facciamo così. Io mi sono abbastanza rotto, quindi mi faccio tutti gli scarichi io. Ci vediamo nella prossima puntata. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da è tutto. Ciao a tutti.